Buongiorno e bentornati al nostro appuntamento con il Momento Unboxing. Io sono qui nella mia meravigliosa area viola, che tra l'altro è molto 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 intinta con il prodotto che vi proponiamo oggi, che è un Pro Controller Vitrix Pro BFG, una scelta molto interessante sia se siete delle persone, dei videogiocatori molto competitivi, ma anche che non avete ambizioni da pro player, ma volete comunque un pad molto interessante, perché è un pad modulare. Allora, questa è la scatola, al suo interno trovate questa comodissima pochette che potete vedere, vi potete anche portare in giro e vi risolve il vostro outfit. All'interno vi faccio vedere, e magari la regia mi passa nella mia telecamera preferita, che è quella sopra. Aprendo, c'è questo meraviglioso scrigno, veramente molto anche comodo e pratico, come potete vedere, ecco. In cui nella parte superiore, porca miseria, è tutto legato, c'è, ve lo faccio vedere qua, il cavo, perché questo controller è sia cablato che, come vedremo dopo, wifi, come i più moderni controller. Eccolo qui come si presenta all'apertura, diciamo, della nostra pochette. Molto interessante, perché viene subito messo in mostra, porca miseria, quella che è tutta la sua dotazione di vari oggettini, che adesso proverò a spiegarvi nel più breve tempo possibile. Allora, questo è un pad modulare, dicevamo. Perché modulare? Perché con l'aiuto e la collaborazione di questo, che è veramente una vita e svita tutto, potete, vedete, staccare per esempio questa parte del pad, ma anche questa. E voi direte perché? Perché, come potete vedere, questo è un mini pad dedicato ai giochi ai picchiaduro, perché potete vedere, avete a portata di dito non solo i classici pulsanti frontali, ma anche l'R1 e l'R2. E se cambiamo genere di gioco, in 2 secondi, ecco, l'ho spaccato tutto, adesso lo rimonto, ecco, potete invece tramutarlo in un più classico pad con doppio analogico e i classici frontali. Quindi estremamente adattabile a diversi tipi di gioco. Non è l'unica feature di questo pad, perché anche la croce direzionale, come potete vedere, è intercambiabile. Io ne prendo un'altra in base al gioco che sto giocando, ho tutto un diverso grip e anche in base alle preferenze che avete voi. Stessa cosa per lo stick analogico. Io lo stacco, voglio la levetta un pochino più lunga perché arrivo meglio. Dove devo arrivare? Eccola qua, levetta estremamente più lunga, più comoda, più pratica per i diversi giochi. Ovviamente, come tutti i Pro Pad, c'è anche la possibilità di gestire quello che è la corsa dei trigger. Se io faccio così, c'è un... Ovviamente mi è caduto tutto perché non l'ho unito. Sì, me l'avevi detto che devo tenerlo così. Ovviamente qua c'è una sorta di leva che attiva e disattiva la corsa del pad in base a come la preferisco avere. Ecco qua, adesso ho la corsa bella lunga, adesso ho la corsa corta. Sto giocando a un titolo di corsa, mi serve ovviamente che il trigger vada fino in fondo. Sto giocando lo sparatutto, ce l'ho invece così, bella breve. Altre feature di questo meraviglioso paddone: la possibilità, tramite questo pulsante posto sotto a touchpad, perché questa è la versione del controller compatibile con PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, cliccando questo, quando io inserisco nel buco del jack, che è qua sotto, le mie cuffie, posso gestire in maniera immediata, facile e pratica il volume dell'audio. Poi ovviamente ci sono i classici tasti select e start, il touchpad ovviamente per i giochi che lo supportano. Qui ci sono i classici trigger e dorsali. Qua sotto, come ogni Pro Pad che si rispetti, dei pulsanti ulteriori che posso ovviamente andare a personalizzare con i software che installerò sul gioco. Qui c'è un altro pulsantino che serve per attivare i vari profili di gioco, per gestire anche qua zona morta del pad, sensibilità dei pulsanti, ma anche, se voglio, appunto, come ho già detto, i pulsanti ulteriori che trovate nella parte inferiore del joystick. Con questo pulsante attivo le varie configurazioni in base al gioco. Insomma, un pad molto interessante. Ovviamente non mancano tutti i vari componenti curvi, convessi per quanto riguarda gli stick analogici. Vi ricordo che le parti montabili e smontabili si avvitano e si svitano veramente nel giro di un secondo. Ecco qua,
un paddone incredibile, veramente molto bello, dedicato, come dicevo, sì ai pro player, perché comunque a livello di sensibilità non teme veramente confronti, ma come potete vedere, grazie alle sue molteplici forme che può assumere, sembra un transformer più che un controller, anche per i giocatori meno assidui ma che vogliono godersi al massimo, soprattutto qua, giochi dove c'è più bisogno di tasti e meno di analogici, la possibilità di avere tutti i comandi a portata di stick. Come dicevo prima, ovviamente oltre al cavo c'è anche il meraviglioso, utilissimo qua ricettore per il wifi, ve lo giocate anche quando non volete dalla distanza, belli comodi e spaparanzati sul vostro divano di casa. Vi ricordo Vitrix Pro BFG, mi sa che ancora non è in commercio, ma sarà molto presto, quindi questo è assolutamente una anteprima se vogliamo. C'è anche ovviamente un tastino qua indicato per selezionare PC, PS4 o PS5, lo trovate qui sopra, quindi questa è la versione compatibile con le console PlayStation e PC. Un pad che soprattutto è molto ergonomico, ha il peso giusto, non è troppo pesante, non è troppo leggero, dà una bella sensazione di solidità anche tra le dita, e poi ha anche un design niente male con questi dettagli viola e sul nero, che è il colore dominante, che lo rendono anche accattivante alla vista. Signori, io direi che questo se ne viene a Rimini con me, perché è veramente troppo bello. Per il momento unboxing per oggi è tutto, grazie mille.